Nel prossimo Consiglio Comunale abbiamo letto tra i punti dell'ordine del giorno che saranno portati alla discussione uno richiesto dalla consigliera Barbara Penzo che riguarda la promozione della street art e siamo veramente curiosi di sentire di cosa si tratterrà, in quanto ci sono artisti veri e propri che lavorano autorizzati su pareti per renderle più accattivanti, soprattutto dove l'edificazione poco ha lasciato alla fantasia. Proprio qualche minuto fa ci sono giunte alcune immagini di un modo di esprimersi che con l'arte non ha nulla a che fare, se non il supporto su cui va tracciata, ma il cui nome è propriamente vandalismo. Le immagini si riferiscono al sottopasso che conduce all'ospedale e mostrano una serie di volgarità e bestemmie e offese che meritano una mano di pittura a spese di chi nel tempo le ha realizzate. Ci sono giovani che con in mano una bomboletta spray sanno fare meraviglie, rallegrare l'ambiente e far parlare di sé in modo positivo e lodevole, e ci sono giovani come questi che fanno brutture simili, degne solo di una mano di calce.